Buonasera e ben ritrovati amici di Teleprima, finalmente siamo tornati con una nuova edizione, possiamo dire, di prima Serie A nella settimana perfetta. Napoli reduce dalla trasferta vincente contro la Lazio, vetta agganciata, ma domenica sarà già tempo di un nuovo big match, infatti si sfidano proprio Napoli e Milan. Prima di presentarvi però i miei ospiti, sigla! Siamo prontissimi con tanti temi da analizzare, ovviamente per la prima puntata della nostra nuova edizione abbiamo due super ospiti. Inizio subito alla mia destra con Federico Mancini di Radio No Frontiere, ben ritrovato Federico. Ben ritrovata Alessia e un saluto a tutti, e insomma mi fa piacere essere apripista di questa puntata, sempre con grande piacere di rivederci. Piacere nostro, lo sai. Invece per la prima volta nei nostri studi Domenico Lamarca, avvocato di diritto sportivo. Buonasera Domenico. Grazie a te Alessia, grazie a tutti i telespettatori. Bellissimo partire con questa giornata poi. Infatti poi ci voleva. Una giornata al cardiopalma per gli amici napoletani, siamo proprio a fiocchetto, diciamo. Partiti così. Con la ciliegina giusta. È vero, è vero. Infatti ci diamo prima di tutto un po' una lettura dei risultati dell'ultima giornata, che sono stati in gran parte anche inaspettati. Milan-Udinese 1-1, Salernitana-Bologna 1-1, Sassuolo-Fiorentina 2-1, Verona-Venezia 3-1, Lazio-Napoli 1-2, Genoa-Inter 0-0, Empoli-Juventus 2-3, Torino-Cagliari 1-2, Spezia-Roma 0-1, Atalanta-Sampdoria 4-0. Parleremo dopo anche ovviamente della classifica e del prossimo turno. Iniziamo subito a parlare della situazione in casa Napoli. Avevo promesso però già microfoni spenti a Federico una domanda super difficile, quindi parto a bomba. Grazie. Federico, indovina, oggi primo marzo di 4 anni fa dove eri a quest'ora? Penso proprio che ero qui con te a presentare. Se l'è cavata bene allora, se l'è cavata bene. Mi sono appuntato tutte le puntate, non potevo sbagliare. Esatto, Federico. Tipo Totò mi sono appuntato. Esatto, ed eri presente anche nell'ultima puntata della scorsa stagione. Mi fa piacere, quindi allora, esatto. C'è una simbiosi. Dovevo partire assolutamente da te. Ti ringrazio sempre, insomma. Grazie a te. Federico, Lazio-Napoli, una vittoria importantissima per gli azzurri, avvenuta comunque non senza difficoltà, possiamo dire, un finale al cardiopalma. Ci ha pensato poi Fabian a far partire la festa partenopea all'Olimpico. Si è sudato un po' troppo però, lo possiamo dire. Sì, si è sudato un po' troppo, insomma, di questi tempi siamo abituati a assistere anche al fatto che il Napoli, un po' come tutte le squadre, insomma, prime in classifica, ha avuto un'alternanza di partite con una preparazione atletica alquanto precaria, quindi insomma abbiamo visto un primo tempo non dominato, che ha avuto più occasioni la Lazio, poi il Napoli nel secondo tempo, e addirittura il popolo dei tifosi napoletani si è complimentato con Spalletti, perché c'erano i famosi criticoni che dicevano che Spalletti sbaglia tutti i cambi, insomma, eccetera. E abbiamo visto un Napoli, insomma, che ha fatto vedere tutta la propria bravura, i propri schemi, e soprattutto i gol sono partiti da un posizionamento di Insigne e di Fabian prima dell'inizio dell'area di gol. Vorrei sottolineare che molti gol del Napoli sono avvenuti in quella zona là, e insomma piacevolmente contro quelli che insomma non amano molto Insigne, Insigne ha detto: a questo punto passo la palla a Fabian e ci ha fatto, un bellissimo gol. Io devo dire, insomma, sono molto orgoglioso di questa squadra. All'inizio pensavo che, nonostante il cambio di allenatore, l'Inter avesse avuto voce grossa. Mi devo un attimino ricredere, perché non è il vecchio detto, come dicevano, diciamo, i marpioni del calcio, che squadra di campioni non c'è bisogno di allenatore. Invece no, e quindi abbiamo visto tutti che insomma Inzaghi commette degli errori, e questo beneficia tutto il campionato. Ecco.
Ecco Domenico, un'occasione da non sprecare per il Napoli, che poi era al secondo round, possiamo dire, visto che già con il Cagliari non era andata benissimo. Milan e Inter che hanno nuovamente rallentato, quindi era importantissimo per gli azzurri vincere, per agganciare la vetta della classifica, ma ancora di più secondo me per scrollarsi via di dosso una settimana molto pesante. Io credo che sul primo tempo del Napoli abbia inciso il risultato purtroppo difficile ottenuto con il Barcellona, perché poi le scorie dal punto di vista psicologico sono sentite. Il Napoli non ha giocato come nel suo DNA, a prescindere da come stava fisicamente. Una squadra partita contratta, la Lazio ne ha approfittato, perché comunque poi è una squadra che ha delle individualità e anche soprattutto dal punto di vista fisico. Spalletti ha utilizzato un termine che a Napoli conosciamo bene, che inizia con la C, e lo sapete qual è, quindi non lo diciamo qual è. Dal primo giorno che è venuto qua gliel'hanno detto. Però possiamo dire che il Napoli fino adesso ha dimostrato tecnica, qualità e altri presupposti, altri principi, non ha mai dimostrato questo carattere, si è sempre battuto sul discorso carattere. Con la Lazio è stata una partita di carattere, perché al 91esimo qualsiasi altra squadra forse si sarebbe accontentata del pari. Invece il Napoli negli ultimi minuti è stato capace di collezionare ben due occasioni da gol, la seconda poi è stata una grandissima giocata di Insigne e Fabian Ruiz, e io ci aggiungerei anche gli ingressi di Spalletti, perché poi un asse, il Mass soprattutto, ha cambiato la partita. E credo che anche, come diceva prima il collega, Spalletti, che spesso è stato criticato, ha trovato la giusta soluzione, perché fare entrare Elmas al 53esimo, al 54esimo, soprattutto al posto di Zielinski, non so quanti allenatori avrebbero fatto una scelta del genere. È vero, infatti Spalletti qualche sassolino dalla scarpa se l'è tolto poi nel post gara proprio contro la stampa, Lazio. Insomma, ha detto che guardate, ciò che voi avevate detto non è assolutamente vero, perché la squadra ha tirato fuori il meglio di sé. Ma io volevo comunque sottolineare che la squadra comunque c'è sempre stata. La cosa che mi lascia un attimino perplesso è la preparazione atletica, perché dicevano all'inizio: noi quest'anno abbiamo preso Sinatti, che era l'artefice della stagione di Sarri. Allora non riesco a capire se è una questione normale oppure abbiamo un sistema, alcuni dicono che non c'è De Nicola, però non so fino a che punto, insomma. E quindi questi continui infortuni, anche la partita con Barcellona che non avevamo alcuni giocatori, insomma, direi che stiamo andando bene, non vorrei parlare di quella parola, però noi ci siamo. Il gol di Fabian e testimonia forse anche la prepista del concetto dello scudetto, lo dico per la prima volta, ma ne sono fiero. Ci può perché stare, assolutamente. Comunque sia, visto l'andamento delle altre squadre, ricordo una vignetta che hanno fatto le due milanesi che correvano come fossero due lumache, e quindi insomma ci può stare. Però attenzione, guardiamoci sempre alle spalle, perché con Vlahovic, che è arrivato meno male in ritardo, la Juventus sta recuperando. Però con noi confidiamo sempre in un Atalanta che non migliori, perché così avremmo la possibilità di, comunque, mal che vada, di rimanere nelle prime quattro. Domenico? No, volevo aggiungere sulla preparazione. Noi parliamo tanto di preparazione, però i dati che abbiamo sulla preparazione sono dati pre-Covid, quindi certo, quando si giocava in un determinato tempo. Adesso ormai i calendari sono così incastrati che è normale che si subiscono anche degli infortuni, che poi andiamo a vedere anche altre squadre lo stanno subendo o comunque questi infortuni o comunque questo appannamento di alcuni calciatori. E quindi si è inserito all'interno del discorso preparazione fisica Covid e calendari, veramente un qualcosa di aberrante quello che sta succedendo, perché tra poco finiranno queste partite, ci sono già le qualificazioni per i mondiali, poi si riprenderà col campionato fino al 20 maggio, sarà un susseguirsi di partite, e questo può essere un vantaggio adesso per il Napoli, perché il Napoli purtroppo è uscito da altre competizioni, a differenza di altre squadre che si ritrovano, ecco prendiamo l'Inter nell'arco di queste due settimane giocherà tantissimi impegni a partire con la Salernitana, poi partire dal derby, poi la Salernitana e quant'altro, quindi troppe partite concentrate poi vanno a incidere anche sulla preparazione. Assolutamente sì, infatti non solo le nazionali, c'è stata anche la Coppa d'Africa, quindi veramente un tour de force esagerato per tantissimi calciatori, e poi ci sono anche i vari acciacchi, il Covid, non dimentichiamolo, che ha falcidiato tantissime squadre. Napoli, che ovviamente facciamo anche un passettino indietro, Federico, sappiamo benissimo, è stato eliminato dall'Europa League, sconfitta possiamo dire, bruciante. Peccato, peccato, sì. Perché la partita del ritorno, dove c'erano grandi attese proprio
diciamo chiaramente che il Barcellona ha dimostrato il meglio di sé, però dobbiamo anche dire che non abbiamo giocato, ecco. Quando ci sono delle partite in cui c'è una squadra preponderante che vince, ok, c'è la bravura, però mettiamoci anche che in quella partita l'avversario ha giocato sotto tono, non solo per la forza, ma anche per le sue capacità, e questo lo dobbiamo anche dire. Questo è un attimino forse il leitmotiv della squadra, perché manca un trascinatore, lasciamo stare Insigne eccetera, però manca una persona che nel momento in cui la squadra ha bisogno di salire dica un momento, dobbiamo invertire la rotta. Invece, si aspetta sempre qualcosa dall'allenatore. Questo purtroppo forse il calcio è cambiato, non è più così, insomma non ci sono i vecchi diciamo trascinatori di una volta, però forse è anche vero che non ci sono dei calciatori italiani emergenti, troppi stranieri, e questo inficia, è un vecchio discorso, inficia molto sui giovani emergenti, che forse li troveremo e li stiamo vedendo in Serie C, se c'è qualcuno. Questo la dice lunga, insomma. Farebbe bene guardare anche ovviamente alle categorie minori, anche se sembra dalle ultime notizie che il Napoli sia orientato a coccolare un po' un leader che già è in squadra. Infatti si parla di rinnovo per Kalidou Koulibaly, Domenico, e sembra che poi De Laurentiis voglia fare anche un piccolo strappo alla regola, perché si è parlato tanto di ingaggi, si è parlato tanto di abbassare questo tetto, e potrebbe darsi un pizzicotto, sempre se non dovesse però arrivare la famosa offerta faraonica. Allora, parliamo di un giocatore che ormai è un veterano, quindi se arriva l'offerta, lo dico più da legale, arriva un'offerta importante in questo momento, una società come quelle italiane devono cedere. Sono chiaro, non ne vogliano i tifosi napoletani, ma se arriva un'offerta di un certo rilievo bisogna cedere il calciatore. Ovviamente cedere non vuol dire, a volte si parla sempre di cessione come qualcosa di negativo, la cessione può essere anche un modo per rinforzare una squadra, perché ci ricordiamo che gli anni dove Napoli ha fatto bene sono gli anni dove ha ceduto Higuain, sono arrivati altri giocatori e si è costruita una squadra. Quindi che cosa voglio dire? O comunque con le cessioni di Cavani, il Napoli di questi anni non ha ceduto e insomma la squadra non ha potuto essere rifondata come si doveva fare. Invece su Koulibaly però fare questa eccezione la trovo corretta, perché Koulibaly è il giocatore, il leader, non solamente dal punto di vista tecnico, ma anche il leader dello spogliatoio, il giocatore, forse parlare di bandiera è difficile in questo momento calcistico, però il giocatore è comunque determinante della squadra, non solo dal punto di vista calcistico. E secondo me far partire un nuovo progetto con almeno delle solide certezze, chi non come Koulibaly, sarebbe il massimo, e secondo me anche una scelta di Spalletti, un'indicazione di Spalletti. Anch'io sono assolutamente d'accordo. Federico, caso Koulibaly, poi c'è il caso Mertens. Ecco, insomma, da dover risolvere in tempi ancora più brevi, perché in scadenza, allora, il caso Insigne poi è risolto, possiamo dire. Ci sono vari, insomma, interrogativi, come insomma ogni squadra c'ha in questo periodo dell'anno. Ma noi vediamo innanzitutto in Koulibaly, che insomma è sempre stato un perno, un trascinatore, quindi io propenderei, mi farebbe piacere che rimanesse. Per quanto riguarda Mertens si pone una questione, lui il giocatore ha sempre dimostrato grande affetto per la città, al punto di sbilanciarsi e dire che non è un problema di cifre. Però io direi un attimino, andiamo a guardare le motivazioni, abbiamo anche un allenatore Spalletti che insomma non lo vede tanto, e quindi insomma bisogna un attimino capire se lui si accontenta di fare panchina, perché chiaramente nei ricambi che Napoli andrà a comprare nei giocatori lui non farà parte degli 11 titolari con Spalletti. Quindi insomma io vedo anche, insomma, se ci deve essere questo fatto di cambiamenti, anche Fabian che vada via, cioè sono diventato tifoso sì, però modernizzato purtroppo, cioè guardo alla squadra, non mi affeziono più ai giocatori come purtroppo in realtà noi eravamo abituati a fare, e quindi dico, se il mercato è foriero di ricambi, visto la politica del nostro presidente, perché ricordiamoci dobbiamo andare su quella falsa riga, non abbiamo né Magnati come presidente del Chelsea e non abbiamo niente alle spalle, quindi dobbiamo adeguarsi in questo, e insomma io propendo anche, forse ci vuole anche qualcuno che è in appoggio a Osimhen,
perché lo vedo abbastanza, a parte che deve imparare come si gioca nel calcio italiano, però lo vedo abbastanza spaesato, perché non, quando lui sta in aria, ecco, non è che ha, diciamo, un compagno dove lui ha di riferimento, vede al momento che ci sta, però non è una bella cosa a dirsi, cioè qualcuno che lo segue, questo mai. E sempre lui, casi difficili, palla lunga, scatta, diciamo che penso, poverello, cioè lui va avanti, sì, però sta sempre avanti da solo. C'è la squadra in molti casi, ecco, in questi gol che sono venuti da metà campo, però lo vedo ancora un po', lui non è ancora maturo, però è un po' forse anche che ci vorrebbe qualcuno che lo segue, ecco. È questo che forse Spalletti sta ancora studiando. Ecco Domenico, proprio su Osimhen effettivamente, caratterialmente sicuramente si deve formare ancora, è giovanissimo, ha tutto il tempo. Tecnicamente Spalletti ci lavora tantissimo sin dal ritiro di Di Maro, anche personalmente con delle sedute dedicate, però è un calciatore che ha delle prospettive davanti a sé molto importanti. Allora, sono state spese delle parole anche dallo stesso Spalletti importanti, quindi Spalletti non è l'ultimo arrivato, se Spalletti lo paragona a determinati giocatori, o comunque anche lo stesso, mi ricordo, chi lo accostava a Mbappé, vuol dire che questo calciatore ha un potenziale. È normale che se oggi parliamo di un campione assoluto, non è un campione assoluto. L'errore che è stato fatto, soprattutto qui in Campania, è valutare Osimhen in base alla cifra d'acquisto. Perché è vero che sono stati spesi 50, 70, non mi ricordo di preciso, con le plusvalenze e quant'altro, quanto sì, sia stato speso con questo famoso scambio, però è stato un giocatore preso perché si sapeva della sua prospettiva, del suo potenziale. Allora, qui parliamo di un giocatore da un potenziale inestimabile. È normale che ha bisogno di un tecnico come Spalletti che se ne prende cura. Perché c'è l'aneddoto di Ibrahimovic. Ibrahimovic, quando arrivò alla Juventus, non era un goleador. Capello se lo mise vicino, lui che comunque aveva giocato con, aveva allenato i grandissimi campioni del Milan, disse: tu devi fare questo. E Ibrahimovic poi mano a mano è diventato un goleador, quindi è normale che bisogna raffinare questo calciatore anche dal punto di vista tattico, ma potenzialmente parliamo di giocatori con caratteristiche uniche, caratteristiche, parliamo di velocità, di resistenza, pericoloso nel lungo ma anche nel breve, un giocatore che nonostante le sue movenze è anche bravo tecnicamente. E soprattutto a carattere, perché un calciatore che dopo che ha subito un infortunio del genere riesce ancora, ecco, ad essere così veemente nell'intervenire di testa, ti fa capire che è uno che vuole vincere. A Cagliari, dopo quella prestazione comunque così difficile, con quel pari che molti hanno criticato, che può essere un pari prezioso, lui la prima cosa che fa, segna, prende la palla, la porta a metà campo perché ha voglia di vincere. Allora ha un carattere vincente e quindi credo che partendo da questo carattere vincente si può costruire un potenziale campione. Ecco, un carattere vincente che servirà assolutamente anche nella prossima sfida contro il Milan. Ne parliamo tra pochissimo, intanto un pizzico di pubblicità, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato da solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta.
Ben ritrovati amici di Teleprima, eccoci qui a Prima Serie A. Stavamo parlando del percorso in questo campionato del Napoli, big match in programma domenica sera allo stadio Maradona, si prevede il sold out ovviamente con la capienza del 75%, in pochissime ore polverizzati tutti i biglietti dello stadio, c'è un entusiasmo veramente alle stelle. Iniziamo però a parlare ovviamente anche del Milan, cosa temere, qual è il momento dei rossoneri. Abbiamo intervistato il collega di Milan News 24, Riccardo Leonetto, ascoltiamolo. Riccardo, grazie mille per aver accettato il nostro invito, ormai sei un amico di Teleprima, quindi ci fa piacerissimo parlare con te. Buonasera, ciao Alessia, ciao a tutti. Bene Riccardo, iniziamo subito perché veniamo, possiamo dire, da settimane belle movimentate per quanto riguarda i piani alti della classifica di Serie A, e ce ne sarà un'altra di settimana molto molto intensa che culminerà ovviamente con la sfida tra Napoli e Milan di domenica sera. Però prima di tutto, andando con ordine, ti voglio chiedere cosa sta succedendo a questo Milan. Cosa sta succedendo a questo Milan? Questa è una bellissima domanda che mi fai, Alessia. Essenzialmente è difficile da capire, o meglio, un'opinione c'è comune in realtà nell'ambiente rossonero, ma anche tra tutti i tifosi, perché sembra sotto l'occhio di tutti, è che questo Milan soffra un po' di vertigini. È un Milan che dal punto di vista fisico, volendo, c'è, comunque non ha particolari problemi, però dal punto di vista mentale fatica, e non poco, anzi sta faticando parecchio, perché spesso e volentieri l'abbiamo visto dopo la vittoria nel derby, dopo la grande prestazione contro la Lazio, ha iniziato ad arrancare contro la Sampdoria, ovvero andando in vantaggio dopo 7 minuti, quelle partite ostiche insomma che se non sblocchi subito poi rischiano di diventare pesanti. Però poi ha iniziato a gestire, non è andato convinto come al solito verso gli ultimi metri, ha sbagliato molto, ci sono alcuni interpreti che probabilmente può essere la lucidità, magari anche fisica, magari io prima ho detto di no, però magari può essere anche quello. Però principalmente, e sto parlando ovviamente di Brahim Diaz, sto parlando dei Kessié, sto parlando di questi giocatori qui, anche del Calabria di turno che ultimamente sta faticando, ecco, c'è un problema proprio di testa, non sono liberi mentalmente, soffrono questa pressione, e si è intuito anche contro l'Udinese l'altro giorno, quando difatti dopo il vantaggio, arrivato in maniera anche se vogliamo fortuita, perché il Milan non stava meritando, non stava giocando una grande partita, va in vantaggio contro l'Udinese, quindi sblocchi una partita rognosa contro una squadra che, lo sappiamo, da anni viene a San Siro, ma comunque non soltanto contro il Milan ma anche contro le big in generale, gioca un calcio difficile, sporco, insomma che ti mette in difficoltà in qualche maniera, e dopo che la sblocchi, al posto di provare a dare il colpo di grazia, ti difendi, arretri, permetti all'Udinese di alzare il baricentro e subisci il gol. E questa cosa non va bene, e bisogna meditare un attimino su quali sono le reali potenzialità, le reali personalità di questi giocatori, e soprattutto, per quanto bene abbia fatto in questi anni, anche le reali capacità e motivazioni dell'allenatore. Ecco, hai parlato di pressioni ed è un po' lo stesso discorso che si può fare nell'ultimo periodo anche in casa Napoli, al di là ovviamente della vittoria contro la Lazio, anche se, come ripeto anch'io spesso a tanti colleghi, in realtà le pressioni dovrebbero essere più dell'Inter rispetto a squadre come Milan e Napoli, che hanno comunque ufficialmente altri obiettivi ad inizio stagione. Verissimo, verissimo, però probabilmente l'Inter sta subendo un calo fisico, perché sì. Beh, fisico e non solo, anche dal punto di vista realizzativo fa fatica. L'Inter dura 70 minuti essenzialmente ad alti ritmi, e questo l'avevo notato io personalmente, poi penso altre persone l'avranno notato sicuramente, in un Inter Lazio, era di gennaio, adesso se non vado a memoria. Era un Inter Lazio che l'Inter essenzialmente non ha fatto giocare la Lazio, proprio l'ha lasciata lì nella propria metà campo per 70 minuti tondi, facendo 2 gol, non permettendo ripartenze particolari alla Lazio, tolto appunto il gol di Immobile arrivato in una maniera un po' fortuita. Dopodiché, dopo 70 minuti, ha mollato e ha permesso alla Lazio di alzarsi senza poi, vabbè, chiaramente subire particolarmente. Però dopo 70 minuti Inzaghi cambia gli interpreti e non ha più quei giocatori, nonostante magari la freschezza e le energie che entrano in campo, fanno comunque fatica entrare e tenere un buon ritmo.
Questa cosa poi si è vista anche nel derby. Nel derby l'Inter che domina tranquillamente per 73 minuti e poi dopo cala di netto, cambiando dei giocatori importanti, cambiando Çalhanoğlu, togliendo comunque lì davanti, se non ricordo Lautaro, se non sbaglio, Dzeko, comunque togliendo giocatori della spina dorsale che danno ritmo e impongono il gioco. E poi, togliendo Brozovic, poi soprattutto, ecco, togliendo Brozovic, una parte particolarmente importante, un giocatore importante, lo abbiamo visto per l'Inter. E dopo quei 73 minuti il Milan ha trovato quell'1-2... insomma fulminio che poi ha permesso di vincere la partita, perché di fatti l'Inter non ha più saputo reagire. Quindi insomma la squadra di Inzaghi secondo me principalmente è una questione un attimino sì mentale di pressione, ma anche un po' più fisica. E poi vabbè, devono sistemare il problema dal punto di vista realizzativo, anche col Genoa comunque non sono arrivati i gol, 0-0, c'è il problema Lautaro che non segna. Milan e Napoli invece secondo me non hanno ancora la mentalità vincente, quindi non hanno l'esperienza per gestire ad alti ritmi e soprattutto a questi livelli, a queste altezze, se vogliamo, di classifica. Forse è questa la differenza principale. C'è da dire che però, come dice il buon Spalletti, insomma, abbiamo passato settimane a dire che il Napoli non ha quelli, e invece poi il Napoli al 94esimo ha portato a casa una vittoria importantissima in un campo non facile come l'Olimpico. Eh sì, anche dopo una settimana assolutamente non facile, dove c'erano state anche tante critiche allo stesso Spalletti, infatti qualche sassolino nella scarpa se l'è assolutamente tolto poi in conferenza stampa. Lo diciamo spesso anche a microfoni spenti che i destini di Milan e Napoli sembrano essere molto simili, effettivamente non solo per quanto riguarda le pressioni, anche dal punto di vista caratteriale di questi vari round che poi non vengono sfruttati, della paura delle vertigini, e poi si ritroveranno domenica e sarà sicuramente una sfida eccezionale. Allora, io innanzitutto voglio esordire dicendo che per me non finirà in X, in pareggio, perché una delle due deve per forza vincere. Deve per forza vincere, ovviamente. Il Napoli è galvanizzato dal fatto che... Stai bilanciando, lo sai, ne sei consapevole. Sì, esatto, sono consapevolissimo. Anche perché il pareggio servirebbe a poco, soprattutto al Milan. Al Milan servirebbe davvero poco dal punto di vista della classifica avulsa, perché se non vado errato, ma anche al Napoli in realtà, perché l'Inter avrebbe, se non sbaglio, la differenza reti a vantaggio. Adesso non mi ricordo, se non vado errato facendo due calcoli dovrebbe essere l'Inter a vantaggio, poi chiaramente bisogna vedere quanto finirà Napoli-Milan, ma non dovrebbero esserci particolari problemi, dovrebbe finire in vantaggio l'Inter. Quindi detto questo, devi vincere una o l'altra, e Napoli galvanizzato dalla vittoria contro la Lazio, il Milan che poi tra poco affronta il derby di Coppa Italia, e quindi anche lì è un'altra chiave di lettura. Cercheremo di capire se una vittoria potrebbe tranquillizzare il Milan, potrebbe rilassarlo eccessivamente oppure dargli la carica, e se una sconfitta sarebbe una mazzata psicologica per la partita contro il Napoli al Maradona. Quindi insomma ci sono molte chiavi di lettura. Ecco, mi piace citare Spalletti in questa situazione, quando dice uomini forti, destini forti. Poi lui è un filosofo, Spalletti, quindi mi piace molto da questo punto di vista. Ecco, ti istigo un po' perché mi stai parlando tanto di Spalletti e poco di Pioli, e questa cosa un po' mi preoccupa, quindi voglio sapere assolutamente perché. No, in realtà ho parlato di Spalletti principalmente perché, come ho detto, a me piace molto, è un filosofo, lui quando se ne esce con certe frasi mi fa veramente impazzire. Pioli è più bilanciato, Pioli è un allenatore che ha fatto, abbiamo detto, un grandissimo lavoro in questi anni a Milan. Però chissà, anche lui comunque ha dimostrato di avere dei difettucci, soprattutto in queste partite contro le piccole, contro Salernitana, contro Udinese, che secondo me l'hanno un po' distinto, no, nel corso della sua carriera, ovvero gli manca sempre quello step in più, no, quel piccolo passo per fare il salto di qualità. Lì adesso al netto del fatto che i giocatori vadano in campo e non va in campo l'allenatore, ma sta l'allenatore, soprattutto quando la squadra è giovane, sta l'allenatore a motivarla, a dargli il massimo, a tirare fuori tutto per tutto. Non può bastare solo Ibrahimovic e solo Kier, tanto per intenderci. E Pioli questa cosa qua l'ha fatta bene in molte partite, soprattutto contro le grandi. Ecco, quindi questa potrebbe essere un'altra chiave di lettura in vista del Maradona. Però contro le piccole poi alla fine si fanno i punti pesanti, no? Per andare a vincere lo scudetto di turno o il campionato. Perché il big match lo sappiamo, puoi vincerlo, puoi perderlo,
hai tutto da perdere, non hai nulla da guadagnare e viceversa. Ma poi sono le piccole che fanno la differenza. E quindi diciamo che l'allenatore, già il fatto che finalmente dopo ai microfoni post partita si è presentato arrabbiandosi anche un po' con l'arbitro, facendo alzare la voce, ma soprattutto poi tirando un po' le orecchie anche ai suoi giocatori, è stata un po' apprezzata questa cosa. Però non basta, è un giocatore, è un allenatore che deve dare molto di più, deve tirar fuori davvero la personalità che serve per motivare una squadra giovane, totalmente inesperta, per vincere, ma che deve farlo, perché comunque questa squadra, per quanto se ne dica, perché come dice lo stesso Pioli, il Milan è in testa al 28 febbraio insieme al Napoli, eppure nessuno la dà come favorita, va benissimo. Perché? Perché ancora non ha quella mentalità, quindi sei tu anche che devi trasmetterla, e quindi sei tu che a questi ragazzi inesperti devi trasmettere una certa esperienza. È verissimo, anche sul fatto delle squadre favorite, paradossalmente hanno rigettato nel calderone ovviamente anche la Juventus, che sembra quasi più favorita di Milan e Napoli, ad ascoltare poi anche tanti colleghi. Praticamente. Sì, anche perché la Juventus adesso, per carità, ha preso Vlahovic, che è un giocatore straordinario, un attaccante pazzesco, l'abbiamo visto l'ultima partita contro l'Empoli, però la Juventus gioca male, o comunque quando prova a fare qualcosa di buono lo fa con Vlahovic, fa delle buone trame, però poi subisce dietro, perché comunque l'Empoli quando andava in avanti faceva male alla Juventus, quindi essenzialmente è una squadra che è instabile, quindi questo scudetto chi può vincerlo? L'Inter va bene. Chi non lo perderà più che altro, come hai detto. Esatto, a questo punto. Esatto. Mi fa impazzire il web che in questi giorni, no, fanno i meme con Milan, Inter e Napoli che si danno proprio il permesso. No, prego, vada avanti lei. No, prego, vada esatto. Lei. Esattamente, è verissimo. Ricky, in chiusura, chi pensi che possa fare la differenza nella gara del Maradona? I biglietti sono già andati a ruba, inutile dirlo, già nelle primissime ore di prevendita, settori interi terminati, capienza al 75% ovviamente, però il Maradona è pronto ad essere bello caldo. Il Maradona è caldo, poi è un campo molto ostico per il Milan, anche se l'ultima volta è andata bene ai rossoneri, quindi vediamo. L'auspicio per il Milan è che si ripeta il risultato della scorsa stagione, anche se dal punto di vista, insomma, del periodo febbraio-marzo è un po' caotica, no? Per il Milan di Pioli, ma in generale per il Milan storicamente febbraio-marzo è difficile, quindi non saprei in realtà. Il Napoli, beh, adesso fate pure gli scongiuri voi, per carità, voi tifosi o comunque giornalisti partenopei, ma parte favorita, perché chiaramente gioca in casa, arriva da una vittoria importante, l'abbiamo detto, contro la Lazio, ha ritrovato alcuni singoli importanti e poi soprattutto ritrovare un Fabian Ruiz che la decide così, con questa personalità, è molto importante. Adesso non so bene se Osimhen sarà ancora disponibile o se è ancora fermo, comunque un altro giocatore di livello. Il Napoli che è uscito dall'Europa League, e quindi insomma adesso deve riscattarsi in tutto e per tutto e far vedere che la partita giocata al ritorno, ecco, non equivale ai valori del Napoli, perché a telecamere spente ti ricordi, Alessia, io cosa ti avevo detto? Io pensavo ed ero convinto che il Napoli riuscisse a passare il turno, sì, col Barcellona. Confermo. Eppure è stato preso, possiamo dirlo, a pallonate, quindi deve dimostrare che quello non era il vero Napoli. Il Milan dal canto suo deve affidarsi, quindi la differenza non la fa un singolo, ma deve affidarsi al gruppo che lo ha contraddistinto in questi anni. Quindi se il Napoli magari si può affidare all'Osimhen di turno, all'Uruiz di turno, all'Insigne di turno, il Milan si deve affidare al gruppo, perché di singoli che eccellono il Milan in questo momento non ne ha. Ha soltanto Tonali a centrocampo, ma anche lui è parso un po' in affanno, semplicemente perché poverino sta giocando sempre ed è anche lui un po' stanco. Però il Milan si deve affidare allo spirito di squadra, che, attenzione, quindi questo è un monito per il Napoli, che in queste situazioni spesso e volentieri esce a galla. Speriamo davvero che sia una bella partita, di divertirci, e già vivere delle gare così è davvero un privilegio anche per noi che le raccontiamo. Perfetto, speriamo bene, chi vinca migliore, insomma. Ma sì, assolutamente, grazie mille e alla prossima. Grazie a te, Alessia, e buona serata a tutti.
Ringraziamo ovviamente il collega Riccardo per questo contributo. Federico, big match importantissimo, classifica che vede Napoli e Milan al momento al primo posto, ovviamente l'Inter deve recuperare, ancora una gara da recuperare, quindi facciamo bene a ricordarlo, insomma, perché non tutti lo ricordano. Insomma, si respira una bella aria. Vogliamo. Si respira una bella aria, infatti è già un privilegio raccontare di queste partite. Sicuramente sarà una gara affascinante, lo speriamo, ripetiamo, il Maradona sarà veramente caldissimo. Cosa ti preoccupa di questo Milan ed eventualmente anche di questo Napoli? Beh, insomma, come dicevamo prima, la partita insomma è nelle mani del Napoli, ecco, è un'occasione ghiotta, ecco, per rimanere nelle primissime posizioni. Il Milan negli ultimi tempi viene da un andamento altalenante. Quindi una cosa che mi fa un attimino pensare è che il Napoli a volte prende dei gol stupidi. Gol stupidi perché all'improvviso un giocatore si trova da solo, non è marcato e segna. Questo. Però l'ultima partita ci ha dimostrato che il Napoli, anche se subisce, ha quella veemenza di dover di reagire. E questo mi auguro che non si aspetti, ecco, il gol. Mi auguro che la partita venga già definita nel primo tempo. È una partita molto difficile, è chiaro. Però, insomma, qualche vado, io penso che anche un pareggio sarebbe interessante ottenere, ecco, perché è sempre una Milano squadra imprevedibile, eccetera. Quindi pure lei viene da una stagione dove a un certo momento si sembrava che fosse sulla falsariga dell'Inter, però anche lei nel cammin facendo ha avuto delle defezioni, anche lei per quanto riguarda i problemi fisici dei giocatori. Però insomma io direi che il Napoli ha tutte le carte per poter vincere. Chiaramente questa è un'occasione di Spalletti di dimostrare che i cambi li sa fare, perché questa è una partita prova, ecco, perché lui ci ha tenuto non a polemizzare negli spogliatoi, a dire un attimino, stiamo un attimino calmi prima di dire certe cose, perché comunque la partita i cambi li ha indovinati, quindi è lui che più di noi vede dentro le cose. Sbaglierà, perché comunque oltre all'allenatore evidentemente sono anche i giocatori. Io volevo sottolineare che alcune volte lui ha messo dei giocatori tipo un As nelle partite precedenti, il quale è entrato e sembrava che avesse giocato chissà da quanti minuti. Questo mi dispiace, cioè, vedo alcuni cambi che lui evidentemente negli allenamenti li vede freschi per poter entrare in certe situazioni, però il rendimento purtroppo dipende anche da quelli che subentrano e lui non lo può sapere. Certo, questo assolutamente. Poi avrà a disposizione, sembra nuovamente, anche Anghissà, Lozano, ha recuperato Lobotka. Lobotka è importantissimo. Sì, sicuramente ha molta più scelta anche per quanto riguarda la panchina. Domenico, secondo te che gara sarà? Il Milan è in un momento particolare, sia in quanto a risultati, anche in quanto a prestazioni. Manca un po' la leadership, come ci spiegava anche nell'intervista Riccardo. Sembra che i rossoneri abbiano un po' paura anche delle alte quote, lì quando manca quel passo per dire la propria, agganciare comunque la vetta, almeno provare una mini fuga ai danni dell'Inter, non si riesce mai. Quindi sono anche un po' destini similari alla fine, quelli tra Milan e Napoli. È chiaro che la partita tra Napoli e Milan è uno spareggio scudetto, perché chi la vince potrebbe eliminare l'altra, anche e soprattutto dal punto di vista psicologico, perché poi soprattutto il Milan viene da dei risultati negativi, quindi un'altra sconfitta potrebbe far pesantire queste sensazioni negative che ci sono intorno a questa squadra. Io ovviamente mi aspetto una partita molto tattica, la differenza la potrebbe fare l'intensità del gioco, perché penso che deve essere una partita da ambo le parti, chi vuole vincere la partita deve aggredire l'altro. Aggredirlo, non farlo ragionare, cercare di guadagnare soprattutto le seconde palle, lì si farà la differenza. Un giocatore come Lobotka potrà essere, credo, determinante, perché con Lobotka in campo il Napoli ha delle trame di gioco differenti e credo che molto verrà deciso proprio da questo aspetto, cioè chi riuscirà a avere il pallino del gioco in mano avrà la partita non in pugno, ma avrà delle buone occasioni. Ovviamente attenzione, perché da ambo le parti ci sono dei giocatori che possono far scardinare qualsiasi piano tattico. Mi riferisco a Osimhen da parte del Napoli e Leao dall'altra parte, perché è un altro giocatore che soprattutto in velocità, quella fascia Leao Hernandez, lì è la fascia veramente pericolosa. E poi sarà un bel duello a centrocampo, perché se da un lato ci saranno Ruiz, Lobotka o Demme, dall'altra parte comunque ci sarà Tonali, che in questo momento è il giocatore, secondo me,
fondamentale del Milan, è il giocatore su cui si sta aggrappando il Milan, anche perché sappiamo della situazione che sì, che è un po' oramai uscito dai cuori dei tifosi rossoneri per la questione insomma contratto, e anche dal punto di vista tattico non credo che sia così determinante. Quindi ci sono tante incognite, ci sono più certezze a Napoli, nel Napoli anche questa vittoria dal punto di vista psicologico darà slancio, dall'altra parte ci sono tante incertezze, però ricordiamo sono sempre grandi squadre, quando si giocano determinate partite la concentrazione arriva, dobbiamo essere onesti, anche quando parlavamo prima del Barcellona, si parlava di un Barcellona in difficoltà, si parlava di un Barcellona che non stava vivendo il momento storico importante, poi è arrivata la partita importante, abbiamo visto un altro Barcellona. Barcellona veramente forte, tra l'altro. Federico, secondo te può essere quindi una gara già decisiva anche per quanto riguarda ovviamente la classifica, il morale, anche il fattore campo ovviamente può fare la differenza e trascinare gli altri? Sì, io penso che se il Napoli vince sull'onda emotiva potrebbe partire più determinato per il rush finale, questo è importantissimo. Chiaramente, come diceva il collega, abbiamo di fronte una squadra che è il Milan con le sue difficoltà, ma anche una squadra insomma da vertice, quindi imprevedibile, e insomma forse il Milan, se vogliamo fare un passo indietro, questo campionato ha avuto la problematica di che sì, ecco, forse se dal lato milanista avesse giocato delle partite in più, a questo punto forse qualche punticino il Milan poteva ottenere. Però ecco, come dicevi tu, se il Napoli vince, io dico che la squadra è prontissima per il rush finale. Anche il Milan ha poi avuto tante defezioni, ecco, bisogna dire. No, ma Alessia, sul discorso che sì, poi si parla di piazza poco matura. Ecco. Insigne, Napoli comunque l'ha gestita, credo, benissimo la vicenda Insigne, nonostante quella settimana la vigilia di Juventus-Napoli dove ci fu comunque il contratto, l'incontro il e quant'altro. Video che è il girato. Video. Però posso dire che la piazza, sia i tifosi, sia l'ambiente è stato, sia i media, tutti secondo me perfetti nella gestione di una situazione che poteva essere veramente una mina, e vediamo invece dall'altra parte come la situazione che si sta un po' dando comunque dei grattacapi invece agli rossoneri. Vediamo quindi, di solito Napoli viene criticata per essere però troppo morale, troppo passionale, non saper gestire le situazioni, invece il caso Insigne è stato gestito alla perfezione. Anche perché effettivamente quando ci sono anche i rari episodi di fischi, ma sono veramente pochissime persone rispetto alla molteplicità che applaude sempre, poi il capitano il pubblico, e riconosce quando poi riconosce quando opera, a parte qualche fischio sparuto, però il pubblico è diventato maturo, e come dicevamo prima, la vicenda Insigne è stata gestita bene in un arco di tempo molto breve, senza strascichi e senza polemiche, perché il giocatore quando gioca entra in campo determinato, non è condizionato da questo fatto che doveva andare via, né il pubblico glielo fa pesare, quindi insomma questo è un dato di maturità da sottolineare, perché sembra qua che insomma purtroppo il retaggio è che a Napoli dovrebbe essere sempre tutto pizza e fichi, invece è una squadra determinata con grande personalità, e questo mi affascina. Un'unica cosa che ecco nella squadra da vedere nel futuro è questo dualismo che forse non ci sarà più nei portieri, questa è una cosa da scegliere, perché pare che Ospina vada via e Meret dovrebbe rimanere col contratto rinnovato, ma per una questione che si è investito molto. Allora rimane sempre questo dualismo anche col prossimo portiere che arriverà, questa è una cosa che non so se conviene tenerla sempre. Io sinceramente non credo che questo dualismo stia facendo particolarmente bene a Meret, soprattutto psicologicamente, da quanto visto anche nelle ultime gare, Domenico. Vabbè, il dualismo tra due portieri non fa bene mai, in qualsiasi siano i portieri. Vediamo quello che sta accadendo anche tra Navas e Donnarumma, parliamo comunque di un campione d'Europa e uno che ha fatto incette di Champions League, quindi la situazione di questa, parlando anche a volte con ex portieri, tutti dicevano no, ci deve essere il primo e ci deve essere il dodicesimo. Poi se il dodicesimo è bravo a conquistarsi il posto è un altro discorso, comunque il dodicesimo si fa trovare pronto è un altro discorso, ma qui parliamo di un'alternanza che dal lato non sta portando i frutti sperati, perché Meret c'è stato un investimento importante su di lui e questo ragazzo era partito benissimo, lasciamo stare che l'infortunio che è partito malissimo, perché ma nemmeno arriva si infortuna, però poi dopo si è ripreso, è diventato un giocatore fondamentale di questa squadra.
Poi dopo ha avuto un'involuzione, perché poi non giocare per un portiere penso che sia, o giocare comunque di rado per un portiere, soprattutto per chi deve svilupparsi, parliamo comunque di un 97, inizia a diventare gravoso, e quindi è l'ultima, e credo che sia l'ultima stagione del dualismo, perché Meret comunque chiederà o la cessione l'anno prossimo o comunque che vengano garantite le certezze tecniche. Dall'altra parte Ospina comunque è un portiere valido, purtroppo noi ragioniamo sempre che guardiamo i portieri ormai da come riescono a impostare il gioco, sì. Non vediamo più se è un portiere abile tra i pali, ci siamo portati avanti. Io ho visto una parata di Cragno contro Piazza, che è qualcosa di bellissimo, di eccezionale, però dopo se si va a vedere, no, però si parla se sa impostare il gioco, non sa impostare il gioco. Io credo che i portieri bisogna guardarli perché i tre pali riescono a fare la differenza. Poi il discorso su Ospina è sempre un discorso prospettico, si va a rinnovare un portiere per 2 anni, 3 anni, ricordiamo che comunque non è più giovanissimo, e poi sarei costretto a investire altri euro per comprare un portiere di prospettiva quando poi ce l'hai in casa. Quindi dopo Donnarumma ci sono, io ho detto, il Cragno, c'è Audero, Carnesecchi, Falcone, ma soprattutto c'è Meret, quindi se ce l'ha in casa è bene che lo utilizzi a questo benedetto ragazzo. Assolutamente, una questione da risolvere, vedremo cosa succederà. Volevo parlare con voi brevemente anche del prossimo turno, poiché ci sono varie sfide interessanti. Si aprirà venerdì con Inter Salernitana, sabato poi con Roma Atalanta, seguono Genoa Empoli, Bologna Torino, Juventus Spezia, Udinese Sampdoria e Cagliari Lazio ancora di sabato, e poi ritorniamo alla domenica con Fiorentina Verona, Venezia Sassuolo, e si chiude ovviamente domenica sera con Napoli-Milan. Inter quindi ovviamente che è chiamata all'impegno contro la Salernitana. Federico, Salernitana è migliorata, molto chiaramente migliorata. L'acquisto è stato tardivo, perché dobbiamo dire la verità che questa proprietà ci sembra abbastanza forte, ambiziosa, molto organizzata, ha preso un ottimo direttore sportivo. E dobbiamo anche mettere che le piccoline, anche quelle in zona di retrocessione, si sono rafforzate. Quindi creeranno del filo da torcere alle grandi. Quindi è sempre una partita da giocare, attenzione. Quindi insomma, noi confidiamo sempre negli amici della Salernitana di poter un attimino impattare almeno con l'Inter, ci speriamo. Ma insomma è sempre una squadra forte l'Inter. Però ripeto, da statistica c'è sempre qualche sorpresina. Ecco Domenico, l'ago della bilancia saranno proprio le piccole, le squadre invischiate nella lotta salvezza? Ti aggiungo, l'ago della bilancia sarà il Venezia. Oh. Perché ti dico il Venezia? Perché il Venezia in questo momento è la squadra che sta lì per retrocedere, quindi tutte fanno i ragionamenti sul Venezia. Ricordiamo, il Venezia è una partita in meno. Quindi l'ultima, la terzultima, farà sì che tutte le altre giocheranno per vincere. C'è un gruppetto di squadre, ci sono 5-6 squadre lì, da partire dalla Sampdoria fino ad arrivare al Venezia. Ovviamente non ho parlato di Genoa e Salernitana, che hanno bisogno assolutamente di vincere. Certo. Quindi l'ago del bilancio sarà questo Venezia, che si trascinerà 5-6 squadre che non avranno mai la certezza di salvarsi, perché tutte quante guarderanno sempre queste squadre. E quindi queste piccole, come dicevamo, devono far punti. E cercheranno di far punti, per questo si ritorna al discorso Cagliari-Napoli, dove ho detto è un punto prezioso, perché io non sono convinto che tante squadre, soprattutto se il Cagliari continuerà a stare lì, riusciranno a fare tanti punti in casa del Cagliari, quindi attenzione, perché poi andiamo a vedere, quel punto è stato un punto guadagnato sull'Inter che ha fatto un passo falso, quindi che aveva perso col Sassuolo. Quindi che cosa voglio dire? Queste piccole squadre, come prima ha detto il collega, si sono rinforzate, perché poi quando ci vai a giocare all'andata sono determinate squadre, quando ci giochi al ritorno sono altre squadre. Vediamo la Salernitana. La Salernitana ha preso un ottimo direttore sportivo, c'è una proprietà importante e forte, e adesso la Salernitana comunque qualsiasi campo va se la va a giocare, poi vince, perde, pareggia, non fa risultato, non fa nulla, ma comunque non è la certezza più di vincere facile, e questo va a incidere anche dal punto di vista delle risorse, perché come dicevamo prima, venerdì ci sarà Inter Salernitana, poi ci sarà la sfida con il Liverpool e poi ci sarà nuovamente il campionato, quindi inizia a farsi anche pesante giocare tutte queste partite.
È verissimo, quindi occhio al Venezia, mi raccomando, ovviamente anche a Napoli-Milan. Noi siamo in chiusura, anche se il tempo davvero è volato, resteremo a parlare, insomma, per ore. Ore e ore piacevolmente, insomma. È vero. Grazie Alessia, perché è sempre una padrona di casa formidabile. Ecco. Grazie mille, grazie a voi Federico Mancini, grazie mille. Ciao a tutti e ben ritrovati alle prossime occasioni. Domenico Lamarca, grazie. È stato un piacere Alessia e ti ringrazio di avermi concesso questa bellissima e piacevole opportunità di stare qui con voi e parlare di calcio, che è la cosa più bella che ci possa essere. Speriamo che parliamo da oggi in poi solamente, facciamoci questa cura di parlare solo di calcio. È vero, anche perché davvero la situazione nel mondo sta diventando insostenibile, quindi speriamo davvero che possa risolversi tutto quanto prima. Grazie anche a voi che ci avete seguito, appuntamento a martedì prossimo, perché per quest'anno abbiamo cambiato giorno, quindi non più il venerdì, ma il martedì sempre alle 21:30 con Prima Serie A. Alla prossima!